Di due ex studenti del Bandini, due senesi che scelgono nel 1944 di lottare contro il fascismo e di realizzare un'Italia nuova. Per questo purtroppo loro moriranno in due eventi che sono uno agli inizi e uno alla fine della Resistenza. Il primo, il Panti, morirà a Rigo Secco nel gennaio del 1944, quando ancora Siena e tutta la provincia erano sotto la dominazione tedesca con l'appoggio della Repubblica Sociale Italiana, e il Domenichini morirà il giorno della liberazione di Siena, il giorno della liberazione di Siena, quando ormai gli alleati avevano occupato e liberato tutta la città e gli ultimi retroguardie tedesche erano nella zona di Vicobello, e lì appunto morirà il Domenichini. Che, diciamo, due eventi, due fatti significativi del passaggio della nostra terra dalla dittatura alla democrazia, in cui appunto, come tanti altri giovani, moriranno questi due ex studenti del Bandini.